Ma stai registrando? No, vabbè, però sembro storta. Non so cosa sto dicendo, onestamente. Ciao amici, come state? Io tutto bene. Sono tornata con un nuovo video. Oggi mi vedete struccata perché vi porterò la mia make-up routine, dato che me l'avete richiesta. Non vi aspettate chissà che cosa, perché veramente non sono una make-up artist, probabilmente sbaglierò tantissime cose, quindi abbiate pietà di me. Però me l'avete richiesta, quindi sono qui per portarvela. Prima di iniziare vorrei lasciarvi una clip dove proviamo insieme il balsamo struccante che ho acquistato con voi nello scorso video, quello del vlog, perché nella skincare routine serale appunto acquistavamo questo balsamo struccante e l'ho testato, e quindi ve lo lascio nella prossima clip. Lunedì 25, Sofia ha appena avuto un mental breakdown. Comunque, dato che il mio trucco resiste anche ai pianti isterici, dovete guardare il video fino alla fine per vedere la mia make-up routine. Dovete sapere che io di questi pianti isterici ce li ho parecchie volte durante la mia vita, ma in realtà non hanno un senso. Semplicemente magari, non ho da fare niente e quindi mi metto a piangere, ma non c'è un vero motivo del perché lo sto facendo, capito? Comunque, dobbiamo testare questo burro. Balsamo, non è un burro, è un balsamo, però vabbè. Apriamolo. Questa palettina qui con cui andremo a estrarre il prodotto. Ok, penso che così basti. Ora sfrego. È morbidissimo. Cioè sembra olio alla fine. La stessa cosa. È la stessa identica cosa dell'olio. Semplicemente è in versione compatta e poi diventa liquida sul viso. Quindi, consistenza approvata, sento che ci siamo, devo solo capire se strucca bene oppure no. Allora, devo dire che un punto a favore di questo balsamo, a differenza dell'olio, è che non unge, nel senso si ti strucca ma non lascia quell'unto sulle mani che invece l'olio ti lascia tantissimo, giuro. Sto andando con il dischetto intorno agli occhi perché non posso passare sopra alle ciglia con l'olio o comunque con un balsamo, qualsiasi cosa, perché mi si tolgono subito, se no. Però ho finito, ci ho messo 2 minuti forse. Ora farò una prova del 9 vedendo se si è tolto tutto. Ovviamente dopo devo usare anche il gel detergente, però volevo capire l'olio cosa avesse fatto. Questo è il rimanente del mio fondotinta, però in realtà si sarebbe tranquillamente tolto con il gel detergente. Io continuerò la mia skincare e posso approvarvi il mio balsamo struccante. Vi lascio il link qua sotto se vi può interessare, l'ho preso su Amazon. E buona continuazione del video, un bacione. Possiamo iniziare adesso facendovi vedere tutti gli step della mia make up routine. Primo step fondamentale, come sempre, è tirarsi sui capelli con la nostra fascia. Meravigliosa. Dopo aver tirato su i capelli possiamo passare al primer. Io utilizzo questo qui di Charlotte Tilbury, vi lascio poi il nome qui. Lo vado a mettere su 2 dita, così. Lo stendo su tutto il viso. Prima di truccarsi, mi raccomando, fate skin care, dovete avere il viso idratato. Ok, una volta finito di applicare il primer possiamo passare al fondotinta. Apriamo un attimo una parentesi sul fondotinta. Io utilizzo un fondotinta abbastanza coprente, però dipende da voi, nel senso, se vi piace un fondotinta più naturale, quello che vi faccio vedere io non fa il caso vostro. Io mi sono sempre trovata abbastanza bene con questo qui e niente, è un po' chiaro, ma perché come vedete la mia carnagione è molto molto chiara, soprattutto quest'anno che non sono stata a prendere il sole, non mi sono messa lì, anche quando magari andavo in piscina non ce la facevo a stare sotto il sole perché mi veniva da svenire, quindi la mia carnagione rimarrà bianca fino all'anno prossimo. Io per applicare il fondotinta utilizzo questa Beauty Blender che va bagnata sempre, mi raccomando, e poi sarà molto più morbida e sarà molto anche più semplice stendere il fondotinta. E niente, io l'ho già bagnata, quindi ora possiamo passare alla stesura. Io schiaccio 2 volte e questa quantità in teoria dovrebbe bastarmi, quindi vado a prelevarne un pochino e lo stendo qui. Se non guarderò voi è perché ho di qua lo specchio e se no non riesco a truccarmi. Thank you.
Ecco fatto, ho finito di stenderlo, probabilmente dalla telecamera mi vedrete veramente bianca cadaverica, ma vi assicuro che è semplicemente l'effetto che fa la fotocamera, non sono così bianca realmente, infatti mi stavo guardando io e mi sono spaventata, poi mi sono riguardata appunto dallo specchio e sono completamente diversa. In ogni caso, una volta che ho steso per bene il fondotinta, ovviamente ho cercato di essere il più uniforme possibile, posso passare al correttore. Utilizzo questo qui di Tarte e mi sono sempre trovata molto bene, anche questo è abbastanza coprente e ovviamente è chiaro per la mia carnagione. Comunque, prima di mettermi il correttore volevo aprirvi un secondo, un'altra parentesi, per dirvi che non mi vedrete fare due step perché io non li faccio mai, ovvero le sopracciglia e le ciglia. Le ciglia le faccio rarissimamente, nel senso che ho l'extension, quindi le uniche volte che non le ho metto il mascara, ma appunto in questo caso non mi serve perché sono già fatte, dopo andremo a dargli semplicemente una pettinata, mentre le sopracciglia non ho neanche la più pallida idea di come si facciano perché non le ho mai fatte in vita mia. Semplicemente vado a pulire sopra e sotto con la pinzetta o comunque con la ceretta quando serve, ma nient'altro. Le mie sopracciglia, grazie al cielo, sono molto folte e molto colorate, mi sono sempre piaciute così, quindi non le ho mai toccate più di tanto. Allora, io ne applico un pochino qua sotto, un pochino anche da quest'altra parte, qui, e metto anche un pochino di qua di solito. Ripeto che non sono una makeup artist, semplicemente vi faccio vedere come mi trucco io. Ora con la stessa Beauty Blender vado a tamponare. Comunque io ho provato ad ascoltare anche molti consigli che mi hanno dato sul make-up, ma molto spesso non mi sono trovata bene e quindi probabilmente, anche se in alcuni passi mi trucco in modo sbagliato, tra virgolette, penso di trovarmi meglio, ecco. Un'altra cosa che volevo dirvi, che se vedete che qui sono piena di fondotinta sulle labbra, a volte capita anche che mi riempia di fondotinta sulle sopracciglia, non vi preoccupate, poi andrò a togliere tutto ovviamente. Posso passare al contouring in crema, in stick, non lo so. Penso si chiami più contouring in stick, non sono brava nemmeno nelle terminologie del make-up comunque. Lo vado a mettere qui, da entrambe le parti, e poi un pochino intorno al naso. Una volta fatto posso andare a sfumare. Sfumerò con questa Beauty Blender, che anche questa ho bagnato così è molto più morbida, e vado a sfumare verso l'alto in questo modo. Perfetto, l'ultimo passaggio prima di passare alla cipria per la devono smettere di mandarmi messaggi, è il blush sempre in crema. È questo qui, sempre di Fenty, e io mi trovo benissimo ad applicarla con il dito. Non penso ci siano altri modi per applicarla, ma probabilmente mi stupirete. Vado a prelevarne un po' di prodotto e lo applico qui. Ne metto un pochino anche qua sopra e abbiamo fatto. Posso fissare il tutto. Io utilizzo questa cipria di Wycon, la utilizzo da veramente un bel po' e devo dire che mi sono sempre trovata molto bene. Non mi trovo per niente con le ciprie compatte, mi trovo molto meglio con queste ciprie a polvere libera. Ne vado a mettere un pochino qui e con il mio pennello di Charlotte Tilbury vado a prelevarlo e a metterlo su tutto il viso. Sono ben opacizzata, ho finito di mettere anche la cipria. Possiamo passare alla terra e al blush, che in realtà ho già messo prima per fare il contouring, ho già messo il blush in crema, soltanto che li rimetto anche in polvere così risaltano. La mia terra è anche questa di Charlotte Tilbury, devo dire che mi piacciono tantissimo i suoi prodotti. La ristendo praticamente dove avevo messo prima il contouring in stick. Come blush utilizzo questo qui da tantissimo tempo, non ricordo nemmeno di aver comprato in realtà, però mi piace molto. E anche questo vado a ripassarlo dove avevo messo prima il blush in crema. Perfetto, una volta messo sia da questa parte che da questa, ne ho messo pochissimo sul naso. Uno degli ultimi step è l'illuminante. Io utilizzo questo qui, vi giuro, anche questo. Non so quando io lo abbia preso perché penso di essermelo ritrovato dentro ai miei trucchi un giorno a caso. Comunque vado ad applicarlo con questo pennellino, tra l'altro raga guardate che belli, con la coda da sirena, mi piacciono tantissimo. Lo vado a prelevare e ad applicare qui, poi qui sopra, e per il naso appunto prendiamo un pennello più piccolo e lo mettiamo qui sulla punta e anche qua sopra.
Occasionalmente lo metto anche all'interno dell'occhio, ma non sempre. Bene, ora che sono molto luminosa possiamo passare a quello step che vi avevo detto prima, ovvero di togliere il fondotinta, il correttore, tutto quello che è rimasto sulle mie labbra. Per farlo io prendo un dischetto e del makeup remover, ma in realtà potete anche utilizzare una salvietta. Andate a contornare le labbra, vado a passarlo anche sulle sopracciglia per vedere se è rimasto qualcosa, ma in teoria non troppo. Per le ciglia vado semplicemente a pettinarle, stessa cosa per le sopracciglia, che mi capita di fissare qualche volta con il gel, ma raramente, perché solitamente stanno su bene così. Sulle labbra invece, cosa super richiesta da un sacco di persone, io utilizzo questa tinta di Kylie che viene insieme alla matita, è la colorazione 808, si chiama proprio Kylie. Vado a fare tutto il contorno delle labbra con la matita. Ecco, sembro un po' un pagliaccio adesso. Vado a riempire tutto con la tinta labbra. Ed ecco qui, diciamo che ho le labbra un pochino screpolate, però l'effetto che fa questa tinta è veramente pazzesco. L'ultimo passaggio, ma importantissimo, io utilizzo uno spray di Wycon per fissare completamente il mio trucco. Il mio make-up è terminato, fatemi sapere qui sotto nei commenti quali video vi piacerebbe vedere come sempre. Noi ci vediamo domenica prossima alle 14 con un altro video. Un bacione!